parlando di phishing, che è diciamo il termine più comune, abbiamo avuto in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, anche l'evoluzione di altri sistemi, naturalmente, di sottrazione dei propri dati personali per fini naturalmente di truffe. Il phishing e smishing sono l'evoluzione appunto del phishing, che non vuol dire altro che utilizzare un numero di telefono per fare chiamate, oppure utilizzare una messaggistica SMS per mandare messaggi. Il problema è che il numero di telefono o il numero dal quale vi mandano i messaggi non è quello del truffatore, chiamiamolo così, ma è un numero di telefono magari da voi conosciuto, come per esempio il numero della banca o il numero di qualche proprio contatto. Questo viene utilizzato come sistema di truffa per sottrarre naturalmente poi alla fine i soldi dal conto corrente e cose del genere. Quindi si fingono operatori della banca, vi chiamano col numero della banca e quindi in quel momento riescono ad entrare nella vostra sfera di fiducia, perché vedete la chiamata che arriva da un numero a voi conosciuto, e lì inizia poi la truffa, che può portare anche alla perdita naturalmente dei soldi. Da questo punto di vista il consiglio che si può fare, che posso darvi, scusate, è semplicemente quello di fare una verifica, quindi verificare che tutto quello che ricevete, sia via SMS, via mail, il phishing, il famoso phishing, oppure le chiamate che ricevete, che non sono comuni, nel senso che mai un istituto di credito vi chiama per dirvi: guardate, c'è stato un tentativo di truffa nei vostri confronti per cui mi dovete dare i codici. Non è una cosa che accade mai. Potete però fare una verifica, come semplicemente chiamando voi, non chiamando il numero che vi ha chiamato, ma chiamando il nostro numero di riferimento della banca, il numero verde, così del genere, e chiedendo se realmente è successo qualcosa. Questo è l'unico modo per evitare queste truffe, che purtroppo sono poi difficili anche da diciamo combattere, o è difficile poi per il consumatore riavere indietro i soldi.